Sicuramente quella di oggi sul versante delle opere pubbliche è una giornata da ricordare, una giornata di festa e di grande importanza per tutta la comunità fanese. Si è inaugurato il tratto di interquartieri tra la rotonda di Via Roma e il quartiere Poderino. A testimonianza di quanto questo chilometro di strada sia importante per la città, alla presenza di Massimo Seri, naturalmente al suo fianco anche gli altri due sindaci, Aguzzi e Carnaroli, che a vario titolo hanno portato avanti questo progetto, nato, ricordiamo, negli anni 60 e che con un impatto di spesa di oltre 3 milioni di euro più gli espropri, sicuramente è una delle opere più importanti per la città di Fano. Marciapiedi da entrambi i lati, doppia pista ciclabile ed illuminazione a LED. Questo tratto di interquartieri sulla carta ha le caratteristiche di un progetto lungimirante e innovativo. Era una delle opere da realizzare per questa amministrazione che chiude in bellezza il 2016. Non posso negare la soddisfazione per questa apertura e soprattutto perché in due anni si è riusciti a portare a termine un'opera che non era scontata con tutte le difficoltà che c'erano. È una risposta importante ai pesi di traffico che ci sono in questa zona, quindi penso che la gente apprezzerà, perché poi toccherà con mano quelli che sono i benefici immediati su questa zona. È chiaro che ci saranno anche degli accorgimenti sul ripensare anche la viabilità del quartiere, perché inevitabilmente una nuova strada porta nuove dinamiche. Una cerimonia semplice e sobria, ma dal significato simbolico elevato. Non a caso il giro inaugurale il sindaco lo ha voluto effettuare in sella ad una Vespa d'epoca che ha rappresentato per l'Italia e gli italiani il simbolo della rinascita e dello sviluppo industriale. E come la due ruote più amata dagli italiani, anche questa opera pubblica segna una svolta nella configurazione urbanistica di Fano, anche se tutto è ancora in fase di valutazione. Noi intanto abbiamo fatto, prima di inaugurarla, la rilevazione dei flussi di traffico sull'esistente. Con l'apertura misureremo nei prossimi mesi i flussi nuovi e in base a quelle andremo a modificare anche la viabilità e faremo le scelte di nuovi sensi unici, sapendo che alcune zone verranno appesantite e altre ne beneficeranno.